quando ho cominciato a pensare, ma qual è il momento per accadere questa mattina? Una domanda mi è sorta subito alla mente, che cos'è verità? Però più ci pensavo, dico, ma questo non è un argomento che potrebbe essere molto interessante, perché noi tutti sappiamo che cos'è la verità. E quindi cerchiamo, trattiamo qualche altro argomento, forse un po' più interessante. Però la domanda è rimasta lì e mi ritornava sempre alla mente. Io non so a chi può servire questa mattina un discorso di questo genere su questa domanda, che cos'è verità, che cos'è verità. Però so che a me è servita perché mi ha dato la possibilità di fare delle ricerche e di confrontarmi un po' con le idee che circolano alla verità. E noi di solito quando rispondiamo a questa domanda abbiamo le risposte già pronte, no? Che cos'è verità? Ma la verità è chiaro, è la parola di Dio, no? Però, vedete, se noi diciamo queste cose a uno che non ci crede che la parola è ispirata, io credo che sia una risposta che non è valida. Oppure la parola è l'uomo, è Gesù Cristo, perché è Gesù Cristo stesso che lo dice, no? Ma se uno non è cristiano, rispondere così, che senso ha per lui? Non ha alcun valore. Vedete, molti hanno cercato di dare una definizione di che cos'è verità, dare una risposta a questa parola. C'è stato uno scrittore che, io non so se è cristiano o meno, però mi è piaciuta la risposta che ha dato. Ha detto queste cose riguardo alla verità. La verità, dice, è un qualcosa di scomodo, che non tutti sono disposti ad accettare, ma prima o poi tutti dobbiamo farci conto. La verità delle volte è scomoda, perché ci imbarazza quando qualcuno ci dice la verità, diventiamo pure rossi delle volte, no? Senza sapere cosa fare. Quando uno ci mette di fronte alle nostre responsabilità ci imbarazza, oppure tante volte non è che l'accettiamo volentieri questa verità, perché ci fa male, la verità ci fa male, dice. Quindi è qualcosa che ci mette in difficoltà. E però ci dobbiamo fare i conti tutti quanti riguardo a questa verità. Quindi quante volte noi abbiamo dovuto ripensare, ricrederci sulle cose che credevamo fosse verità in un mondo dove girano le bufale oggi? Sembra che dobbiamo cambiare idea tutti i giorni. Uno dice una cosa, lo dice un'altra, l'esperto gli dice questo, l'esperto gli dice quell'altro, non sappiamo esattamente dove sta la verità. Anche quelle che dicono, guarda che quella è una bufala e la verità è questa, poi alla fine si va a vedere che la verità poi non era quella. Quindi c'è un mondo veramente dove non si dice la bugia. Tanto è vero che dice in un mondo dove non si dice la verità, e ci danno tutte queste bufale, dire la verità è una rivoluzione. Voi dite la verità alle persone e rivoluzionate questo mondo. A me è capitato proprio un'esperienza di questo genere, perché qualcuno voleva farmi entrare nel sindacato e ho detto ma sì, ma se vogliamo fare qualcosa non dobbiamo dire la verità, che tanto se dici la verità non ti crede nessuno. Questo è assurdo, ma è così. Siamo abituati talmente a vedere le cose, a presentarle in maniera così ingarbugliata, a leggere tra le righe i comunicati, che in effetti non sappiamo più da che parte è la verità. Ma qualcuno ha detto, dice, ma ci sono tante verità. Pirandello, per esempio, ha detto, ognuno ha la propria verità. Ognuno pensa di avere la verità. E la verità è che anche noi stessi non siamo veri, come se portassimo delle maschere, dice, no, le portiamo le maschere. Perché dietro una maschera che cosa c'è? Forse la verità sta dietro la maschera. E allora la conclusione a cui arrivo dice, visto che ci sono tante verità, ognuno dice la propria verità, la verità non esiste. Ma la verità esiste per quanto riguarda la scrittura. Quindi è qualcosa che è intrigante questo discorso di andare a cercare di rispondere a questa domanda. E i filosofi hanno detto, questa è una questione filosofica, la dobbiamo risolvere noi. E fin dall'antichità sappiamo che hanno dato delle risposte, i vari Aristotele, Platone, Socrate, hanno dato delle risposte sulla verità. Ma vi confesso una cosa, questi ragionamenti sono così profondi che forse non sono alla mia altezza, io preferisco mettermi da parte, anche perché
la filosofia come principio, come, diciamo, come significato, è l'amore per la sapienza. E questa è una verità bella, l'amore per la sapienza, se non che quando dice ma della sapienza umana, allora no, dico, allora forse c'è qualcosa che non va. Io amore per la sapienza, ma quella divina, perché quella umana non mi interessa. La scrittura stessa dice metterla da parte la filosofia, che ti porta fuori dalla verità. Quindi anche loro in un certo senso sono arrivati a delle conclusioni che io non condivido, perché cominciano a dire, beh, c'è una verità relativa, c'è una verità assoluta, c'è una doppia verità, una tripla, insomma, è un bailando. Quando uno non ha più un indirizzo preciso per riguardo a che cos'è la verità, è tutto relativo. Il relativismo che c'è oggi è proprio questo, che non abbiamo più una cognizione che cos'è la verità. Ma voi vi ricordate quando è che è stato detto questa frase? Quando è stata posta questa domanda? È una domanda che è stata posta a Gesù, ma stranamente fra tutte le domande che sono state fatte a Gesù, questa è rimasta senza alcuna risposta. Gesù non ha avuto il tempo di rispondere, non gli è stata data la possibilità. A me sarebbe piaciuto sentire la definizione di verità che dà Gesù, ma non è stato possibile. Allora questo è diventato un discorso che ha aperto il mondo a tante verità, a dare delle soluzioni a questa frase. Ognuno dice la sua, ma anche su quelli che sono stati gli effetti di quello che è stato questo processo contro Gesù. E io vorrei ricordarvi qual è la circostanza. Cioè, le guardie dei sacerdoti vanno ad arrestare Gesù, ma non sono sole, perché sono seguite da una folla, dice la scrittura, sono seguite da una folla enorme, tutta armata, e mi pensavano di affrontare una rivoluzione. In effetti c'è una timida risposta, c'è un principio di sommossa, qualcuno sfodera la spada e taglia l'orecchio a un servo del sacerdote. Gesù però reprime immediatamente, ferma questa reazione e rimprovera l'autore. Noi sappiamo che l'autore, vero? Pietro. Giovanni stesso dirà che è stato Pietro. Non c'è stata reazione. Gesù viene preso e viene portato direttamente al pretorio. Scusate, viene portato direttamente al Sinedrio. E lì si celebra un processo a Sinedrio, si cerca di trovare dei testimoni, e alla fine c'è il sommo sacerdote che fa una domanda diretta a Gesù. Io vorrei che voi prendeste Matteo al capitolo 26, dove Matteo racconta di che cosa è successo, qual è l'interrogatorio di questo sacerdote, questo sommo sacerdote che fa a Gesù. L'interrogatorio è questo, prendo la parte più saliente, da Matteo 26, da 63 a 68. E il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu lo hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora vedo Dio la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in viso, gli diedero le pugne e altri ossaffeggiarono dicendo: o Cristo profeta, indovina chi gli ha percosso, lo schianto del soldato, no? Ecco, questo è veramente strano, perché Gesù se la poteva risparmiare, invece lì in questa circostanza lui ha detto la verità. La domanda era molto precisa: ti scongiuro di dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio. Lui lo conferma: sì, io sono il Cristo, tu l'hai detto. Ma poi aggiunge qualcosa veramente interessante, cioè: sono anche figlio dell'uomo, e verrò poi vedere questo figlio dell'uomo sedere vicino alla potenza, eccetera.
Certo. Io sto richiamando un'antica profezia di Daniele, di Daniele 7, dove dice esattamente questo, qui sta dicendo, se voi prendete 7, Daniele 7 al versetti 13 e 14, dice più o meno questo, cioè, più o meno questo concetto, è una profezia dei tempi a venire. Pensate, Daniele scrive molto tempo prima che succedano queste cose. E dice queste parole. Dice, io guardavo nella visione notturne, nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile ad un figlio d'uomo. E gli giunse fino al vegliato e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Ecco, lui risponde, io non solo sono figlio di Dio, ma sono anche figlio dell'uomo, quel figlio dell'uomo di cui parla Daniele. E questo gli vale una condanna a morte. Gesù è riconosciuto reo di bestemmia, perché, come spiegheranno bene, non ti condanniamo per una buona opera che tu hai fatto, ma noi ti condanniamo perché tu che sei uomo di fai Dio, questa è l'accusa precisa. E questo dovrebbe... E questa è la sentenza a morte, però bisogna portarla avanti, questo è il vero discorso. Perché? Perché semplicemente in Giudea gli ebrei contano fino a un certo punto, conta l'impero romano, tutto il quale sono sottoposti, sottoposto a tutta la Palestina. Quindi chi decide le cose di tutti i giorni sono gli ebrei, nel Sinedrio. Ma quando si tratta di cose importanti c'è un procuratore romano che deve decidere su tutto. Le cose più importanti. Il procuratore ha il compito di gestire e di governare la Giudea nel caso specifico, ma nello stesso tempo di gestire la giustizia, la massima autorità riguardo alla giustizia, se c'è da dare una condanna a morte, la condanna a morte la deve dare il procuratore. Così, vedete, immediatamente Gesù si ritrova davanti al procuratore consolidato, no? Tutti lo conosciamo, che è quello che ha detto quello che si lava le mani sulla sentenza che viene data da Gesù. E cioè, io vorrei che noi seguissimo però questa storia, la seguissimo un po' dal punto di vista di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni. E Giovanni, avendo vissuto la cosa, non è che ha le notizie per sentito dire, no? Sì, per ispirazione, ma lui le ha anche vissute, questa è la differenza. Quindi lui ci racconta dei particolari che gli altri non ci raccontano. Allora, se voi andate a Giovanni al capitolo 18, leggeremo dal 28 al 40, Giovanni al capitolo 18, perché c'è qui l'interrogatorio che Ponzio Pilato fa a Gesù. Giovanni al capitolo 18, da 28 a 40. Poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio, era mattina, ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque andò fuori verso di loro e domandò: quale accusa può dare contro quest'uomo? Essi gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani. Pilato quindi disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. E Giuda gli disse: a noi non è lecito far morire nessuno. E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio e chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei Giudei? Gesù gli rispose: dici questo di tu oppure altri te lo hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione, i capi dei sacerdoti che hanno messo nelle mie mani, che cosa hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù gli rispose: tu lo dici.
sono re e sono nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Pilato gli disse: che cos'è verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo colpa in lui. La domanda è posta, la risposta non gli interessa, esce di nuovo. Ecco, questa domanda lasciata con la risposta in sospeso ha dato la possibilità alle persone di pensare il pro e il contro, di dire la propria. Ma quello che a me è risaltato è strano e mi fa sorridere pensare che questi non entrano nel pretorio perché volevano rimanere puri per celebrare la Pasqua. Questi non entrano in un luogo per non contaminarsi. E poi dietro che cosa c'è? Stanno accusando una persona innocente. La stanno condannando a morte. Allora questa che tipo di verità è? Veramente tutti quanti noi abbiamo una maschera, loro hanno una maschera, un'apparenza da salvaguardare, però dentro sono veramente, come dice Gesù, sono sepolcri imbiancati, sono ossa di morte, contengono ossa di morte. Quindi la verità è difficile da sapere, da individuare, non è così facile. Individuare, perché qui effettivamente lo scrittore che dice che non tutti quanti l'accettano, ma questa verità è, però ci devono fare i conti alla fine. Qui tutti quanti stanno facendo i conti con la verità: i sacerdoti, gli scribi, i farisei, gli anziani, Pilato sta facendo i conti con la verità, una verità che non accettano, anche se la conoscono. Non gli danno sfogo alla verità, non la rispettano, ciascuno per una propria motivazione, ciascuno di loro non rispettano, e poi si contaminano questi, cioè apparentemente vogliono essere puri, sacri davanti a Dio, vogliono essere santificati davanti a Dio, e invece dentro si stanno contaminando l'uno con l'altro. Addirittura Pilato è costretto a fare avanti e indietro dal suo ufficio a fuori. Ma dice, ma allora questi in qualche maniera sono contagi, no? C'è ancora niente la distanza di sicurezza, c'è la separazione, come succede adesso, no? Però apparentemente bisognava stare attenti a non contaminarsi. Ecco, questo, forse per questo io mi sono chiesto, se io metto in relazione le parole di Paolo, quando dice ai Corinzi, dice una cosa importante ai Corinzi, ve lo leggo io, in primo Corinzi al capitolo 5, versetti da 6 e 8, non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, dice l'apostolo Paolo ai Corinzi. Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, perché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con il vecchio lievito, né con il lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. La vera maniera di celebrare la Pasqua, essere puri dentro, dire la verità, la vera maniera di celebrare è allontanare, come dice qui, le malizie, le malvagità, eccetera. È proprio il contrario di quello che facevano questi scribi farisei, ipocriti. Tutti quanti stanno facendo i conti con la verità in questo caso. E non tutti poi accettano la verità, questo è assodato. Ma io non so, perché io credo di avervelo già raccontato. Un giorno stavamo qui a locale e poi c'era ancora il banchetto, facevamo un po' di distribuzione, e Frank era fuori che distribuiva, io stavo dentro, non mi ricordo cosa stessi facendo. A un certo punto sentivo uno che gridava fuori: ma chi se ne importa della verità? Ma chi gliel'ha chiesto a Gesù di morire per me? Ma io non gliel'ho mai chiesto, ma che cosa mi interessa a me della salvezza? Quando c'è una voce alta, no? E non tutti sono disposti ad accettare la verità. Non tutti accettano questo discorso di Gesù, non tutti accettano Gesù. Però Gesù dice in Giovanni 8, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità
ci farà liberi. Anche quando dice questa frase, che è una grande verità, lui è compreso malamente, è compreso. Loro pensano al discorso di liberazione dall'impero romano. Gesù sta dicendo: io vi dico la verità e vi libero dal peccato. Sta dicendo tutt'altra cosa. Allora, anche l'intendimento col quale viene recepita la frase è importante riguardo alla verità, non soltanto quando si dice una cosa, quando si lancia un messaggio, ma anche come lo si recepisce questo messaggio, che è estremamente importante e va a incidere sulla verità. Giovanni 8,33, per leggere, appresso a questo discorso della verità che Gesù fa e della libertà dalla schiavitù. Giovanni 8,33. Essi gli risposero: noi siamo discendenti da Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? Gesù rispose loro: in verità vi dico, e chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi perché la parola non penetra in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Essi gli risposero: nostro padre è Abramo. Gesù gli disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora cercate di uccidermi perché vi ho detto la verità che ho udita da Dio. Cioè, io non sto dicendo la verità, l'ho ascoltata, l'ho sentita dal Padre, e poi come risultato interpretate male queste parole e cercate di uccidermi, di farmi fuori. Voi non siete più figli di Abramo, ma siete figli del diavolo, di Abramo. Vedete, io credo che se noi andiamo ad analizzare questo Ponzio Pilato come personaggio, noi l'abbiamo sempre interpretato come colui che se ne è lavato le mani, come colui che ha fatto questa domanda e non ha aspettato la risposta. Pensiamo che sia un uomo che in un certo senso è pavido, non ha paura, perché quando viene minacciato dai grandi sacerdoti, adesso lo avvisiamo Cesare che tu ti stai comportando così, questi più o meno sono i significati delle parole. Pensiamo che fa questo perché ha paura. Sapete che Ponzio Pilato è stato uno dei migliori procuratori di Roma. Storicamente è quello che nella Giudea, che è una regione difficile da governare, dove c'è questo anelito di libertà, noi non siamo stati schiavi di nessuno. Come fai a dire che non sei mai stato schiavo di nessuno quando hai fatto 430 anni di schiavitù sotto l'Egitto, quando hai fatto contro gli Assiri, con gli Assiri sei stato sottomesso e deportato, quel babilonese, e poi adesso lo dei Romani? Come fai a dire questo? Questo dice lunga riguardo al senso di libertà che loro hanno, che non si dominano mai, anche se sono sottomessi si sentono liberi. Quindi tenere a bada una regione di questo genere, dove c'è il fermento continuo per la ricerca della libertà, io credo che sia una cosa difficilissima. E lui gestisce questo potere in maniera egregia, fa gli interessi di Roma in maniera egregia, e dura in questo incarico più di tutti i suoi predecessori. Tu hai governato nella Giudea dal 26 al 36, 10 anni di governo, cosa lunghissima, perché spesso venivano cambiati i governatori in quella regione. Quindi Ponzio Pilato, dal punto di vista gestione del potere, del governo, è uno che si è comportato bene, ha fatto gli interessi di Roma, e quello è il suo compito, no? Non era una persona da sottovalutare, quindi è una persona, pensate forse che non conoscesse Gesù, per esempio, perché quando lo interroga gli dice agli ebrei, dice, ma ai giudei, dice, di che cosa l'ha accusato questo uomo? Voi pensate che un governatore come questo
che un governatore di un impero che domina tutto il mondo, pensate che dovesse avere un'intelligenza, un servizio segreto? Oppure pensate che ci sia qualcosa che gli sia sfuggito di mano? Io non lo credo, non lo credo, perché se voi andate ad analizzare la moglie di questo governatore, ve lo leggo dalla la moglie del governatore di Matteo 27:19, dice che mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto insonnio per causa sua. Cioè, la moglie lo conosce perfettamente, sa che quello è giusto. La moglie dice che dice addirittura: non avere nulla a che fare. A me sembra come ci fosse una congestione del potere tra Pilato e la moglie, perché, e questo storicamente è spiegato, perché moglie, Claudia Procopa, dice che era della famiglia dei Cesari e che Pilato probabilmente ha fatto carriera perché c'era la moglie, capite? Quindi è lei che gestisce il potere, ma conosce perfettamente quest'uomo, solo che Pilato non ha delle informazioni dai quali risulta che questo è un eversivo, che Gesù è un eversivo. Allora si informa: ma che cosa avete da dire contro quest'uomo? Qual è la colpa di quest'uomo? Quindi non è uno sprovveduto, non è un pauroso, gestisce bene il potere, poi alla fine, anche quando prende la decisione di lavarsene le mani, non soltanto per rispettare la parola, cioè il volere della moglie, ma anche ne vuole uscire fuori in qualche maniera dopo aver fatto tanti tentativi di salvarlo, e io credo che stia facendo nell'interesse di Roma, perché è meglio far morire un ebreo anziché far iniziare una rivoluzione, come si erano messe le cose, tutti quelli che chiedevano, ma poi erano notabili, erano persone che contavano in Giudea, a Gerusalemme, quindi ci sarebbe stata sicuramente una rivoluzione se non avesse fatto con quello che chiedeva fortemente il popolo. Quindi ha saputo gestire il potere, sì, certo, era il figliolo di Dio che stava condannato, ma per loro, per i romani, un ebreo valeva meno che niente, quindi salvare capre e cavoli facendo morire una persona era, secondo me, il male migliore per far gestire il potere. E su questa realtà io volevo parlarvi del fatto che qui ognuno sta facendo in qualche maniera il suo potere, è un momento in cui la verità di Dio si incrocia con la verità dell'uomo. Vi spiego perché. Caiafa è colui che condanna Gesù al Sinedrio e dice, aveva detto, ma questo ce lo racconta Giovanni nel suo Vangelo, aveva detto: ma forse voi non capite che è meglio far morire una persona che a tutto quanto il popolo, perché se noi non facciamo così, i romani vengono e distruggono il popolo. E quindi la decisione che viene presa è meglio far morire Gesù anziché tutti quanti. Qui Pilato fa lo stesso discorso: è meglio far morire un ebreo anziché avere una rivoluzione e magari ci va di mezzo l'esercito, anche i soldati romani. È sempre la stessa logica di Dio, ci pensate? Gesù non fa morire, cioè Dio Padre non fa morire il proprio figliolo e dice che tutte le colpe sono ricadute su di lui, no? In Isaia 53 erano le nostre mancanze che lui portava. Isaia 53 è molto bello, noi lo ricordiamo ogni tanto nella cena del Signore, dove dice che erano i nostri peccati che lui portava. E Dio Padre fa la stessa decisione, sembra che sia la stessa decisione che hanno preso sia Pilato sia Caiafa, però non è la verità, le due cose si intersecano, si incontrano, però non è quella la verità, perché qual è la motivazione per la quale Pilato prende questa decisione? Qual è la motivazione per la quale Caiafa prende questa decisione, che sembra la più vicina a quella di Dio? Pilato lo fa per una ragione di Stato,
Milano lo fa per il suo interesse personale, per la sua carriera, lo fa per risolvere un problema di governo. Anche Caiafa, tutto sommato, dice che lo sta facendo per il bene del popolo, altrimenti c'è Dio, perché lo sta facendo? Dio lo sta facendo per una ragione molto importante, riportata in Romani al capitolo 5, versetto 8. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Le motivazioni che sono accanto a questa verità sono completamente differenti. Uno fa per gli interessi personali, l'altro invece lo fa per amore. Dio lo fa per amore. E questo cambia la verità. In questo mi aspetto una verità molto più bella, anche se sembrano che le cose siano più o meno le stesse, il concetto più o meno lo stesso, ma non è la stessa verità, secondo me. E ritornando un po' al processo che c'è stato, no? È interessante seguire l'evoluzione. Pilato va dai notabili e dice: ma quale accusa portate contro quest'uomo? Loro rispondono: è un malfattore generico. Guardate che la verità viene cambiata. Lì avevamo deciso che doveva morire perché aveva detto la bestemmia. Questa verità non esiste più, è un malfattore. Sì, ma allora c'è un malfattore, giudicate voi, no? Rientra nelle vostre competenze. A noi non è riuscito a far morire nessuno, dice. Quindi questo fa capire che dietro c'è un'altra verità, perché loro hanno già deciso di farlo morire. Quindi ci sono delle verità nascoste che vengono rivelate dalla parola. E io credo che in quella frangente venne data l'impeccata per dire qual era la vera motivazione secondo loro per quale Pilato doveva dare questa sentenza di morte. E sapete qual è? Semplicemente si è fatto re dei giudei. Ai romani non gli interessava, assolutamente non gli interessava che ci fosse una bestemmia. Ai romani non interessava però se qualcuno voleva fermarsi del potere, voleva fare una rivolta. Per cui da quello si vince che gli hanno detto questo, che si voleva fare vedere il giudeo. La domanda diretta che lui fa direttamente a Gesù: sei tu il re dei giudei? Una domanda chiusa, vedete, una domanda che presuppone delle risposte precise. Sei tu il re dei giudei? A mente questa domanda, che è secca, un sì, un no, o non so, non c'è altra soluzione. Gesù non risponde né sì né no né non so, risponde: il mio regno non è di questo mondo. E allora come fanno i carabinieri? La domanda risponde: io ti ho fatto la domanda, sei tu il re di Giudea, tu mi rispondi: il regno non è di questo mondo. Non è pertinente la risposta. Allora insiste: dunque sei tu il re? Io sono re. Ecco, l'ultima cosa che volevo far notare della risposta che dà Gesù, perché la parte essenziale, secondo me, di questo discorso è proprio questa. Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io fossi dato nelle mani dei giudei. E quando gli risponde: tu sei dunque re, dice: tu lo dici, sono re, io sono nato per questo. Guardate, io sono nato per questo e sono venuto nel mondo per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Il regno di Dio è un posto dove si dice la verità. Il regno di Dio è un posto per il quale Gesù è venuto per raccontarci le cose e per testimoniare qual è la verità. Il regno di Dio è un posto dove partecipano le persone che hanno risposto a questa verità e hanno creduto. La Chiesa
è un insieme di persone che hanno creduto alla verità di Gesù Cristo, ma non alla verità dell'uomo, non alla croce, ma alla verità che ha testimoniato Gesù Cristo. E per questa verità lui si è fatto ammazzare ed è risuscitato. Per questa verità, fino in fondo, lui ha dato la testimonianza che è una cosa vera. Il mondo senza la rivelazione della verità è un mondo che va alla deriva, non ha più principi, non sa più quello che è giusto, quello che è sbagliato. Stanno tante verità che girano nel mondo, stanno tante cose che dicono una cosa esattamente opposta, dicono agli altri. Per cui quando in questo progetto nel quale noi siamo immersi, no? Questo progetto divino nel quale noi partecipiamo, se non ci fosse stata la rivelazione che Dio l'ha fatta per uno scopo, se non ci fosse stato il creatore che avesse detto, dice, questa è la maniera di vivere nel regno dei cieli, e ti dice delle verità, questo è il progetto, a questo progetto partecipano queste persone che credono nella verità e sono venute dalla verità. Quindi la verità esiste, la verità c'è e viene, deve essere predicata e praticata nella Chiesa. La bugia appartiene al demonio, la bugia non fa parte di questa verità. L'ultima cosa che voglio dire, guardate, questa è la domanda che fa, che cos'è verità, è qualcosa che rimane in sospeso. Però qualcuno ha detto, dice, ma no, guarda, se vai a analizzare la frase che dice Gesù e la vedi nel latino, dice che cos'è verità, tu fa l'anagramma, dice, in effetti risponde, sono l'uomo che sta davanti a te. Qualcuno dice questo, ma non credo che Gesù parlasse in latino. Però c'è una cosa che io ho osservato. Se voi prendete i sinottici, ogni volta dicono, in verità, Gesù parla così nei sinottici, in verità vi dico. Quando invece andate al Vangelo di Giovanni, Giovanni dice, in verità vi dico, ogni volta dice così. Ma forse niente è niente, Giovanni vuole rispondere a una domanda di Milano. Non lo so, va tutto lì. In verità vi dico, chi non è nato di acqua e di spirito. Queste sono tante verità che ci illuminano riguardo al modo di essere e di comportarsi nella Chiesa del Signore. Amen.